problema. Allora, questa qui è, vediamo se qualcuno la conosce per caso, perché essendo in pochi abbiamo il vantaggio, possiamo anche parlarci. Qualcuno l'ha mai vista? Questa è Tinkerfe. Eccola, adesso. Ecco, allora teniamo questa. No, io non l'ho mai vista, non sono sicuro. Questa qui sta effettivamente sulla piantina, a parte che c'è scritto sopra. Qua sopra vedete che c'è scritto Appia Cecilia Metella. Lì in alto questo ha il vantaggio di avere anche il nome del file che piega. Ecco qua. Qui si vede, ecco, questa è un'altra foto a risoluzione migliore ancora e si vede. Questo qui invece è in un posto in cui forse qualcuno di voi passa ogni tanto e lo vede. Dove si chiama, bro? Filippo Colonna, questo è latino, ma è scritto in un periodo del 1500. Duca di Paliano, Comestabile, cioè era un titolo, del grande regno di Napoli. Conestabile del grande regno di Napoli. Gran conestabile del regno di Napoli, perché il titolo era Gran Conestabile. E sta su via Flaminia, all'angolo quasi dove si gira per andare a Sant'Eugenio, alla Basilica di Sant'Eugenio. Ed è veramente una scritta molto grande. Cosa si capisce da questa scritta confrontata con Cecilia Metella? Che è marmo. Come? Che è marmo. Certamente che è marmo. E che quindi anche nel 1500, come nel primo secolo dopo Cristo, o avanti Cristo, forse quello era avanti Cristo addirittura, scrivevano in marmo. Cioè il marmo, e anche noi adesso se dobbiamo fare una scritta bella la facciamo in marmo. E dal punto di cos'altro si capisce? Perché si capisce quando fa? Regni. No, cos'è che è rimasto lo stesso? Dopo 15-16 secoli, e lo è ancora. I caratteri sono copiati dai caratteri romani. I caratteri eleganti romani erano disegnati così bene, l'abbiamo detto tante volte, che il font, anche nel Rinascimento voleva dire proprio la rinascita di tutto, e nella Rinascita hanno detto andiamo a copiare queste lettere scritte così bene. Quindi il lettering, diciamo, è rimasto esattamente lo stesso. Questo qui è di fronte ed è una fontanella, a me questo piace molto perché è una fontanella e qui tra l'altro io quando passo mi fermo a bere perché mi fa molta simpatia l'idea di bere a una fontanella presentata così. Allora, cosa dice? Dice Federicus, SRE sta per Sante Romane Ecclesie Cardinalis, Card sta per Cardinalis, il Cardinal Federico Borromeo di Santa Romana Chiesa, della Chiesa Romana, cosa ha fatto? Revocavi commoditati, revocavi pubblice commoditati, aquam è complemento oggetto e ha la M come accusativo, ha ripristinato per la pubblica comodità, per l'uso pubblico, l'acqua, cioè ha aggiustato questa fontanella e ha rimesso a disposizione l'acqua. E quando, rimpiccioliamo leggermente, se no ci sfugge la fine, ecco qua, eccolo qua, così si legge bene. Oh, bene, stiamo anche ingrandendo un po' di là. Anno Domini, che anno è? Chi lo vede? 1000 di che cosa significa?
D è 500, però poi si somma 1600 1662 72 perché queste 50 poi c'è 10 10 e 2 allora la L quanto è? La L è 50 la L è 50 sì. La L è 50 la D è 500 e allora nel 1672 il cardinal Federico Borromeo che tra l'altro è un personaggio famoso perché viene citato anche nei Promessi Sposi è stato un bravissimo cardinale di Milano ha restaurato questa fontanella mettendo a disposizione del pubblico l'acqua. Allora a me bere a una fontanella che sta lì da quasi 400 anni, da 350 anni, mi sembra molto bello. Mi sembra molto bello e ringrazio il cardinale Borromeo che ha messo a disposizione quest'acqua perché insomma rimane ancora a disposizione. Oltre ma dov'è lo sbocco per l'acqua? Com'è? Dov'è lo sbocco per l'acqua? Sotto. Eccolo qua. Qui e qui. Ah, ok. Sì, c'è. E poi da lì casca sotto. Perché casca sotto? Probabilmente perché sotto serviva come abbeveratoio per gli animali. E correttamente, vedete, anche dal punto di vista igienico, evita che uno abbia la sensazione di bere dove bevono gli animali, perché se facessi bere qui darebbe un po' fastidio vedere il cane che lecca qui. E invece tu bevi qui sopra e il cane beve qui sotto se vuole. Quindi. Poi un'altra cosa che mi diverte molto è l'errore. Dov'è l'errore? Con la AE. Dunque, forse anche la E non ci aveva pensato prima, effettivamente è scritta un pochino male, quindi è possibile che avesse scritto pubblica. E poi quando il cardinal Borromeo avrà riletto l'epigrafe, gli avrà detto, ma come pubblica? Pubblica E. La M sotto. E sotto ha fatto un pasticcio che non ho capito cos'è questo pasticcio. Perché di solito scrivevano DNI per dire domini, scrivevano DNI. Allora forse ha fatto DN, poi si è sbagliato, ha fatto un'altra N, ho detto porca miseria, e adesso cosa faccio? Mica posso rifare tutto, buttare via tutto questo marmo, aveva quasi finito. E quindi secondo me si è inventato questa cosa di dire vabbè aspetta un attimo, allora mettiamo la N qui, nascondiamo un pochino la N e, però poi gratta gratta col tempo viene fuori questo e quindi è rimasto questo pasticcetto che comunque a me entusiasma perché fa vedere come noi vediamo le cose, cioè il più bello delle epigrafi è che si vedono le cose esattamente come sono state fatte in quel momento lì, cioè non c'è nessun passaggio intermedio. Questo è affascinante secondo me perché ci mette come in contatto diretto con chi ha fatto le epigrafi. Bene, questo dov'è? Rocco. Sì, domani vedremo. Villa Borghese. È l'ingresso di Villa Borghese da dove? Da Villa Suam. No, da fuori, cioè da Piazzale Flaminio. C'è la porta. Da fuori si vede l'ingresso. E cosa? Questa è un'epigrafe diversa. Questa qui è un'epigrafe, credo, in rilievo. E dice Camillus Burghesius, perché il latino Camillo Borghese, l'abbreviazione che sta per princeps, cioè principe, il principe Camillo Borghese, e poi c'è un complemento oggetto Villam suam suburbanam, ha fatto qualcosa, poi andremo a vedere se è scritto nel seguito, ha cosato
la sua villa suburbana. Pensate, Villa Borghese, lui la chiama la sua villa fuori città. Per noi è il cuore di Roma, quasi. E loro la consideravano perché giustamente è fuori delle mura e quindi fuori città. Cosa fa? Ecco qui. A. Redegit, perché il verbo in latino sta sempre alla fine. Quindi, il principe Camillo Borghese ha reso la sua villa suburbana in ambriore forma tornazionem, que, così sta per que, in una forma più grande, più ampia e più ornata, cioè ha reso più grande e più bella la sua villa fuori città. E poi continua anche dietro, è incredibile, anche se qui c'è il controluce, quindi c'è la forza. Cosa fa? Extruxit, ha costruito, quindi Extruxit, Propilea, i Propilei, cioè questo ingresso trionfale con le colonne, come c'è sull'Acropoli di Atene, questi si chiamano Propilei. Poi, Pilona delle colonne, Arcum, un arco, e dei ponti. Perché cosa ha fatto? Ha collegato, è la volta che ha collegato il Pincio a Villa Borghese, quindi ha costruito quell'arco sulla strada e i ponti di collegamento. E poi ancora finisce. Usti. Sì. Song chiede se è quella sul lago di Villa Borghese. No, questo non è sul lago di Villa Borghese, questo è tutto il piazzale Flaminio, quello all'ingresso di piazzale Flaminio. È vero che anche come si chiama, sul laghetto c'è un tempietto neoclassico simile a questo. Questo è tutto stile neoclassico, lo stile che era di moda nell'Ottocento e che imitava il mondo antico, il mondo romano. Poi a Roma imitare il mondo romano era facile perché bastava andare in giro e vedere. E cosa aggiunge ancora? Il David ha arricchito, ha reso ricco Signis et Monumentis Omnigenis, e ha arricchito sempre la sua villa fuori città di statue, Signis sono le statue, e di altri monumenti di tutti i tipi, Omnigenis. Qui è tutto abbreviato, vedete, per farci stare la scritta. E in che anno è? Andiamo a cercare di leggere, anche se questo sgrana. Eccolo qua. Allora, è molto di profilo, però mi pare che si riesca a leggere bene. Che anno è? Io vedo subito 13. Qui c'è una D. MD 3C e 3X. 1803. Questi sono 3X, eh? Ah, 3X? Sì, sì. 1830. E quindi vedete che se uno riesce a leggere le iscrizioni e sa un po' di latino, perché molte cose sono state scritte almeno fino al 1870 a Roma tutte in latino, e in realtà si hanno un sacco di notizie che la villa è la villa del principe borghese, che nel 1830 ha sistemato tutte cose. Questa qualcuno l'ha vista? No. Questa sta in un posto abbastanza famoso, Piazza Barberini. In un angoletto di Piazza Barberini c'è questa fontana. È una fontana anche questa, incredibilmente. Però non è dedicata a un re. Non è dedicata a un re, è dedicata da un papa. Adesso andiamo a leggere cosa c'è. Urbano VIII. Esatto, Urbano VIII. Allora, Urbano VIII, Pontefice Massimo, papa. Cosa fa? Costruita la fontana come pubblico decorazione della città,
l'ha dedicata all'uso dei delle singole persone separatamente con questa comodità. Dunque, cosa vuol dire? Separatamente. Dunque, cosa vuol dire? Urbano VIII ha fatto costruire la fontana del Signore. Allora, far costruire la fontana in una piazza senza dare la possibilità di prendere acqua sarebbe stato una specie di crudeltà all'epoca, perché nessuno aveva l'acqua in casa, dovevano andare a prendere l'acqua alla fontana. Però mandare tutta la gente sulla fontana del Tritone a prendere l'acqua era un po' uno schifo, nel senso che poi rischiavano di rovinare la fontana, che è tutta elegante. Allora cosa avete? Urbano VIII, dopo aver messo la fontana per l'abbellimento pubblico della città, separatamente se Orsin con questa fornitura separata ha provveduto all'utilità dei singoli. In quale anno? Andiamo a vedere. 1600 è qui, bisogna fare le sottrazioni, le addizioni. Oddio, X 10 meno di 50. 44. 10 meno di 50 è 1 meno di 5. E quindi 1644. Pontificatus XXI, cioè il 21° anno in cui era papa lui. Quindi è stato papa un sacco di tempo Urbano VIII. Urbano VIII, questo a me entusiasma per un altro motivo, perché scolpire una scritta così, tutta in tondo e tutta su queste superfici a conchiglia su e giù, è una specie di follia, anche questo, cioè è un lavoraccio veramente, io penso che lo scultore non sarà tanto proprio, sì, si sarà divertito. Però insomma è un bel lavoratrato su travertino, che è tutto bucato, quindi. E qui sotto cosa c'è? Lo vedevamo meglio. Nappe. Com'è? Nappe sembra. Esatto. Allora andiamo a vedere un attimo. Sono tre ali, perché lo stemma dei Barberini è di tre ali. E questo l'ho scoperto l'estate scorsa a Castel Gandolfo, perché c'è una guida molto bella che ha detto: sapete perché il Papa Barberini ha le tre api nello stemma? Erano ricchi. Eh? Erano ricchi per farsi fare questo. Beh, il Papa era praticamente il proprietario di tutta Roma, era come il re di Roma, quindi faceva fare tutto quello che voleva e si pagava con i soldi pubblici, delle tasse, eccetera, come se fosse Presidente del Consiglio adesso, diciamo, o il re, quando c'era il re. Lui era di una famiglia che veniva dalla Toscana, da Barberino del Mugello, che esiste ancora, è un paese, e lui era della famiglia Tafani. Allora, Tafani, quando è diventato papa, gli hanno detto: senza santità, che stemma facciamo? Perché di solito lo stemma faceva capire il cognome del papa. Però lui ha detto: beh certo, non possiamo mettere dei Tafani, sono veramente... Sapete chi sono i Tafani? Cosa sono i Tafani? No. No. Avete mai fatto gite in montagna? Sì. Facendo gite in montagna, certe volte d'estate arrivano i Tafani. I Tafani sono come delle mosche che però si attaccano, pungono e succhiano. Sì, sì. A me una volta mi appunto. Poi sono scemi, per cui rimangono lì e tu li schiacci e muoiono. Cioè non è che succeda niente. Come le mosche cavalline. Sì, esattamente. Allora, i Tafani hanno comunque una bocca talmente dura che riescono a mordere il collo anche delle mucche. Certe volte d'estate si vedono le mucche
che sanguinano un pochino dal collo, perché chiaramente con la coda non arrivano a cacciarsi via i tafani, perché la coda sta dietro, e i tafani si mettono a mordere per andare a succhiare il sangue. Allora, diciamo, non è un insetto molto simpatico il tafano. Allora, il Papa, che era della famiglia Tafani, ha detto: beh, non possiamo mettere i tafani nello stemma perché sarebbe veramente brutto. Mettiamoci un animale più simpatico, mettiamoci le api. E allora hanno messo 3 api, per questo lo stemma dei Barberini, di tutta la famiglia Barberini, e in particolare del Papa Urbano VIII, che è stato Papa un sacco di anni, quindi ha fatto un sacco di lavori anche, ha le 3 api. Per esempio è quello del baldacchino di San Pietro. Nel baldacchino di San Pietro ci sono le api Barberini, perché è lui che ha, cioè è durante il periodo in cui era Papa lui, che hanno fatto il baldacchino. E quindi, e questo è Urbano VIII a piazza del Tritone, piazza Barberini comunque, scusate, via del Tritone, piazza Barberini, sì. Questo ne parliamo domani, questo ovviamente è piazza del Popolo, lo conoscete. Questo invece dov'è? Vediamo se qualcuno lo riconosce. È in una piazza, non mi ricordo, mi sembra tipo vicino a un negozio della Ferrari. Acqua? No, acqua. Clemente XI. Clemente XI, pontefice massimo. Ad ornamento, per ornamento della fontana e della piazza, il foro della piazza, nell'anno della salvezza, che adesso ci dice Francesco, che ormai è specializzato. Allora, 1711. Undicesimo anno di pontificato. Quindi si capisce che Clemente XI è diventato Papa nel 1700 e nel 1711 era nell'undicesimo anno di pontificato. Ma che piazza sarà questa qui? Questa è piazza. Una piazza vicino a Piazza del Popolo, per il momento. Abbastanza. Piazza del Pantheon. Questa lì dietro è un hotel, se non mi sbaglio. Questa è Piazza del Pantheon, sì, esatto. Quello che c'è lì dietro è un hotel dove tra l'altro ha alloggiato anche mio padre c'ha un hotel che si chiama Hotel Pantheon. Ah sì? Ma sta in zona Pantheon? Sì. Caspita. E allora? È uno Palladio. E allora magari. Scusa, dov'è il posto esatto? È lungo una via, adesso non mi ricordo. Comunque si chiama Hotel Pantheon, va bene. Sì. Andiamo a curiosare, lo troviamo. Questo qui invece dov'è? Vediamo se qualcuno lo riconosce al volo, se no. Piazza del Popolo. No? Al foro. No? Guardare un po'. Quelle là con le statue, se no. Villa. No. È un obelisco, però non so dov'è. C'è un obelisco. Se non mi sbaglio ci sta anche una porta con tutto sopra Borghese. Qui no c'è scritto Borghese. Qui c'è un obelisco in una piazza abbastanza grande con delle statue in alto. Non mi ricordo. Che piazza è questa? Piazza Navona? No! Piazza San Pietro! Ui. Piazza San Pietro! Oddio! Piazza San Pietro! Però dietro si vede anche il castello. Qui è dove si affaccia il Papa. Dove il Papa mette il cuore. Questo era un giorno in cui il Papa aveva recitato la preghiera qui alla finestra e tutti stavano andando via. Non è su Via Nazionale. Com'è? È su Via Nazionale, no? No, Piazza San Pietro, cioè in fondo a Via della Conciliazione, Piazza San Pietro. Questo cosa dice? Dice Sisto V, pontefice massimo, e consacrò in modo migliore e più felice l'obelisco Vaticano, dopo averlo purificato dalla superstizione impura, perché era dedicato al culto del sole l'obelisco,
Allora lui ha fatto delle preghiere e poi gli ha messo sopra la croce, consacrò alla croce vittoriosa. E perché sopra in cima c'è una reliquia della croce, e comunque c'è una croce messa in cima al grido. In quale anno? 1586. Eccolo là, 1586, secondo anno di pontificato. Sisto V è stato papa solo 5 anni, ma in 5 anni ha sistemato praticamente mezza città di Roma. Io penso che ci avesse pensato parecchio prima di diventare papa. Quando è diventato papa si è scatenato. Per esempio, tutti gli obelischi, questo è il primo che lui ha fatto spostare. Pensate cosa vuol dire spostare un obelisco, è stata un'avventura incredibile. L'hanno dovuto abbassare, poi l'hanno dovuto spostare, poi l'hanno dovuto rialzare, e non sapevano se ce l'avrebbero fatta. Una storia complicatissima. E comunque in questi 5 anni lui ha fatto risistemare qui l'obelisco di Piazza del Po, l'obelisco sopra Trinità dei Monti, l'obelisco di Santa Maria Maggiore, l'obelisco di San Giovanni da Laterano, che abbiamo già ricordato, questo obelisco qui. Poi il palazzo che c'è a San Giovanni da Laterano, la Scala Santa, altre 5 o 6 chiese, tutte sistemate in 5 anni, via Sistina, che si chiama Sistina perché era sistemata Sisto V, sistemato tutto lui, cioè ha fatto sistemare evidentemente, non è che andava in giro lui. E qui c'è spiegato sempre. Ecco, questa è un'altra scritta, dice un'altra cosa, sempre nello stesso anno, 1586, secondo il pontificato. Cosa dice? Dice, fece trasportare con uno sforzo operoso, con uno sforzo operativo, l'obelisco Vaticano, dedicato prima all'empio culto, al culto pagano degli dei pagani, lo fece trasferire al confine ad Apostolorum Limina, dunque sarebbe alle soglie degli apostoli, cioè davanti alla Basilica di San Pietro, dove venivano anche i vescovi eccetera eccetera a fare le visite ad Limina. Quindi questo racconta un altro, più o meno dice la stessa cosa, ma lo dice in un altro modo, un pochino diverso. Vedete che comunque i font sono sempre gli stessi, cioè continuano a copiare, 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 perché sono troppo belli. Prego. Ma quando finisce questa lezione? Tra un minuto, tra due minuti. Okay. Questo qui è difficile, ma forse ce la potete fare guardando... soprattutto guardando cosa c'è qui, e qui sopra c'è l'altra statua. Chissà se lo riconoscete dov'è. Queste sono le statue di San Pietro e di San Paolo, si trovano a Villa Borghese? No, si trovano lungo Tevere, questo è un lato del lungo Tevere e quello è l'altro lato del lungo Tevere, a Ponte Sant'Angelo. Queste sono verso la città, cioè dall'altra parte c'è il Castel Sant'Angelo, tutto a sinistra, e verso la città di Roma, in fondo a Ponte Sant'Angelo, ci sono queste due statue di San Pietro e di San Paolo. E infatti dice Clemente VII, pontefice massimo, sottinteso dedica a Pietro e Paolo apostoli, patroni della città, nell'anno della salvezza cristiana di Cristo, anno, qui è scritto spaccato, per comodità. 1534. Ma perché 1500. Perché ci sono tre? Cioè, 3-1. Infatti, cioè, perché non si capisce. Qui si dovrebbe scrivere IV, però loro ogni tanto scrivevano così, e quindi lo hanno copiato nel Rinascimento. Perché l'ultimo è più grosso?
E anche questo è un po' per dire, questo è l'ultimo, qui finisce, qui si chiude, è come se fosse un punto. Decimo anno del suo pontificato. Quindi Clemente VII, questo è Clemente VII Medici, e infatti qui non si vede quasi niente, c'è lo stemma della famiglia Medici con sei palline, perché sarebbero sei pillole, perché i medici originariamente erano medici e quindi facevano delle compresse, diciamo, delle medicine. E allora nello stemma hanno come sei medici. E questo, ci salutiamo con questo, perché da qui domani comincerà la visita. Ma è Malta, questo è il simbolo di Malta? No, non è il simbolo di Malta, questo è a otto punte, ma è una stella, questa è una stella Chigi, della famiglia Chigi, non ha la forma della stella di Malta, è una stella come quella di Malta, cioè, la di Malta è una croce, scusa, una croce a otto punte con così proprio. Con quella cosa, infatti, è perfetto, perfetto. Che è presa dalla croce di Amalfi. È presa dalla croce di Amalfi. Questa qui invece è la stella Chigi. Mentre questo qui che stemma è? Ormai lo sapete già. Quale, bro? Quale? Questo, che stemma è? Quello dei Medici. È un'ape? Quello dei Medici. No, non c'è un'ape, questo qui. Ci sono sei palline. Medici. Questo è Medici. Quindi qui sono intervenuti Medici e Chigi. E infatti, Pio IV è Medici. Vedete che anche qui ha fatto la stessa cosa. Ha fatto 3 più 4, il quarto l'ha messo più alto. Si vede che avevano trovato delle cose antiche che usavano fare così. Pio IV, pontefice massimo, costruì questa larghezza la porta e pavimentò la via Flaminia, perché la via Flaminia è quella che esce dalla porta di Piazza del Popolo, nell'anno terzo. Qui non ci dice l'anno di Cristo, ci dice nel suo anno terzo, e quindi bisogna andare a informarsi, ma quando è stato Papa Pio IV? Perché nell'anno terzo di Pio IV è stato fatto questo lavoro. E qui ci sono invece altre scritte molto più recenti, ma adesso andiamo, poi però ci dobbiamo salutare, eccola qua, andiamo a vedere un attimo questa qui di sinistra, perché ci dà un'altra data molto più vicina a noi, anche se è un po'... È lunghina! È lunghina! Che anno è questo qui? 1900... No! 1850... Poi, ce ne sono ancora? 29! Quindi 1879. Ah. 1879. Nell'anno 1879, decimo della riconquistata libertà, sono state distrutte le torri da entrambe le parti ed è stata allargata e restaurato il fronte di questa porta. Allora, decimo della libertà riconquistata vuol dire da quando avevano cacciato i papi, cioè quando era venuto lo Stato italiano, che è la conquista di Roma, è stata il 20 settembre 1870, quindi nel 1879 erano passati 10 anni da quando Roma è stata ripresa dagli italiani, dai Savoia. E qui era fatta in modo diverso. L'hanno trasformata completamente e hanno scritto, però vedete che l'hanno scritto sempre con lo stesso stile dei papi, che è sempre lo stesso stile dell'impero romano o dei romani. Bene, allora qua abbiamo concluso per oggi,
abbiamo fatto in realtà solo un piccolo diretto. E chi vuole domani ci siamo di nuovo per esaminare bene tutta la zona di Piazza del Popolo. Sì, prof, domani io verrò, domani ci sarò. Sì, sì, come volete. Arrivederci, prof. Bene, arrivederci. Allora io qui spengo la registrazione. Arrivederci. Arrivederci.